Oggi, come è stato, devo scoprire come sono nati i libri e ad Alessandro piace questo elemento, a Claudia piace questo elemento, a Raffaele piace questo elemento e nel mio stato ci metto almeno 3 punti karma e Elena ha condiviso un elemento, una foto inanimata. Nella foto si vede una ragazza che legge un libro, dietro di lei un prato verde e sotto al sole che legge questo libro con le dita a zoom. Il libro sembra come un tablet, ma è più spesso e è molto più grosso ed è come spaccato in due. Aperto, come se il tablet si fosse divaricato e la ragazza guardasse in mezzo a quella spaccatura. E a me piace questo elemento, ad Alessandro piace questo elemento. Claudia dice: cosa è? Con 5 punti interrogativi. Elena dice: un libro, una foto inanimata di una ragazza che legge un libro. E io lo tocco con le dita e Vicky chiede se voglio cercare quella cosa, le informazioni su quella cosa. E io tocco e entro nel Vicky. Nel Vicky le cose sono organizzate per atomi. Ogni atomo è una informazione, le informazioni sono legate fra loro attraverso delle relazioni. Wiki è dove tutti possono scrivere quello che sanno e dove si può cercare quello che non si sa. Ci sono ragazzi che passano il tempo a istruire Wiki e altri che invece non scrivono niente, ma stabiliscono le relazioni tra le cose scritte dagli altri. Wiki c'è da un sacco di tempo. Nel mio stato dico che sono su Wiki. Elena piace questo elemento. Claudia dice: attenta che ti consumano, che ti si consumano gli occhi. Qualcuno mi sta toccando. Qualcuno mi sta mandando una richiesta di relazione. Qualcuno ha letto i miei metadati. A qualcuno piacciono i miei metadati. Cerco informazioni sul libro, dico, e qualcuno mi dice che l'elemento è ambiguo. Qualcuno dice: vuoi sapere qualcosa sul libro o sulle storie che erano dentro i libri? Vuoi sapere qualcosa sui libri elettronici, sui codex, sulle pergamene, sui papiri, sulla narrazione, sulla fabula, sull'intreccio, sugli strumenti retorici, sull'odore della carta? Abbiamo anche un film, dice qualcuno, che si intitola Libro. Anche una techno band degli anni 2000 si chiama Libro. Cosa vuoi sapere? Dice qualcuno. Io dico: non lo so. E a qualcuno piace questo elemento. E qualcuno dice: è difficile trovare qualcosa se non sai cosa stai cercando. Qualcuno dice: a volte però è il modo migliore per scoprire le cose. Allora io dico che voglio sapere chi è questo qualcuno. Qualcuno sta ridendo. Qualcuno mi dice che si chiama Alessio. Alessio dice che però non è vero, lui non è Alessio. Alessio mi dice che è un avatar e a me piace questo elemento. Alessio mi apre i suoi metadati, adesso sono amica di Alessio. Adesso so che Alessio è di Frosinone, adesso vedo Alessio che tira con l'arco, adesso vedo Alessio 6 anni fa che abbraccia un cane. A me piace questo elemento. Tocco il cane abbaia. La relazione mi dice che il cane si chiama Tobia, il cane è morto, mi dice Alessio, mi manda una relazione. C'è la scheda medica del cane, c'è un diario del cane, c'è il profilo del cane, l'ultimo stato del cane di 3 anni fa e dice: un ultimo bau a tutti e ad altre 28 persone piace questo elemento. Povero cane, dico io. Alessio dice che ora ha un gatto, tocco gatto e allargo su gatto, che è un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi, genere Felis, dice: oggi si contano una 50ina di razze differenti, riconosciute con delle certificazioni, dice, essenzialmente territoriale e crepuscolare, il gatto è un predatore di piccoli animali, specialmente roditori, dice. Il gatto per comunicare utilizza vari vocalizzi, più di 16, le fusa, le posizioni del corpo e produce dei feromoni, dice. Il gatto può essere addestrato ad obbedire a semplici comandi e può imparare da solo a manipolare semplici meccanismi come le manine delle porte e alcuni tablet predisposti per animali, dice. In un futuro parallelo i gatti saranno sostituiti da scimmie, le quali, dice, a loro volta sostituiranno gli uomini, dice. Com'è il tuo gatto? Chiedo. E Alessio dice: poi ti racconto una storia. Ora dimmi cosa vuoi sapere su Vicky, chiede. Voglio sapere qualcosa sul libro, dico, e ad Alessio piace questo elemento. Dice che il libro era un insieme di fogli strappati, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine per un certo motivo, e racchiusi da una copertina. Il libro, dice, è usato per acquisire informazioni o anche per divertimento, è stato lo strumento principe del sapere, dice. E io con la mano tocco lo strumento principe del sapere perché è scritto diverso. Allargo, mi si apre una relazione, lo strumento principe del sapere è una citazione di un atomo di informazione. Allargo e mi dice che è una citazione dell'atomo di informazione, il libro antico. E il titolo dice: ciao, ho già i dati del tuo credito Pay, puoi scaricarlo con addebito, puoi vedere un'anteprima gratis, puoi cercare i commenti di chi ha già letto l'atomo sul social reading gratis. Puoi vedere quali relazioni ci sono tra questo testo e testi, altri testi mono multimediali gratis. Cosa vuoi fare?
cosa voglio fare? Ah, non lo so, dico, e ritiro le dita indietro, si richiude tutto. Alessio sta ridendo, Alessio mi sta toccando, io tocco Alessio, Alessio mi dice che mi porta nel cuore di cosa, gli chiedo, Alessio mi dice nel cuore della Vicky, cos'è la Vicky, gli chiedo, Alessio mi dice che Vicky è la biblioteca. Ad Alessio piace la mia foto non statica in cui mi tuffo nel mare un mese fa. Ad Alessio piace quando ho scritto che stavo male ed era notte. Alessio sta leggendo le mie storie. Alessio mi dice il cuore della Vicky e dove le cose si raccontano e... Il cuore della Vicky è dove le cose che si raccontano sono senza forma. A me piace questo elemento. Alessio adesso è dove sono io. Vedo quello che scrive quando lo scrive. Vedo i suoi errori, le sue correzioni. Ci siamo connessi. Le cose al centro della Vicky, dice, sono le storie una volta che sono uscite dal libro, dice. Pensa che un tempo le storie, le cose, erano rinchiuse dentro il libro. Non potevano uscire. A me piace questo elemento. Io dico lol. Alessio continua a scrivere, vedo le sue parole che arrivano una dopo l'altra, dice che un tempo la storia nasceva e appena nata veniva inchiodata in queste pagine e di questa cosa che si chiamava libro, ancora mentre era inventata, era già pensata e condannata a finire in questo posto e una volta che veniva chiusa dentro il libro, la storia era spacciata, era morta, poteva solo venire raccontata come un caro defunto, dice, non poteva essere cambiata, non poteva venire relazionata, non potevi aprirla la storia e spaccarla nel mezzo per vedere le altre storie dentro la storia. La storia era di qualcuno, non era la tua, non potevi manipolarla questa storia, è una storia che poteva solo conservare e invecchiare, dice. E io cuoto, la storia era spacciata, lo cuoto e dico ma è orribile, dico sotto, e lui dice che nel Vicky le storie sono state liberate, le loro informazioni sono state aperte e significate, i nomi sono diventati nomi, le date sono diventate date, i calcoli sono diventati calcoli e tutte queste informazioni sono state relazionate. Quello che nel libro erano segni neri su un campo bianco, dice Alessio, e ho sentito la sua voce entrato in audio, una voce così diversa. Quello che nel libro erano macchie di toner, per me sono il 568, 568, che non sono stringhe, non sono un numero, ma sono una data che posso toccare. Io allora allungo la mano e la tocco, 568, e Vicky mi chiede se voglio sapere qualcosa sulla discesa dei Longobardi in Italia. Ci sono altre 227 domande sulla discesa dei Longobardi in Italia. Voglio leggere le risposte in ordine di autorevolezza, o in ordine cronologico, o in ordine di relazione, a me piace questo elemento, dico un libro è una prigione e ad Alessio dice, e Alessio dice sì, ho una fortezza. E se un libro era sbagliato, chiedo, se diceva delle cose sbagliate, chiedo, e Alessio dice che il libro restava e che bisognava farne uno nuovo e che il vecchio restava, che era necessario conservare anche gli errori. Perché, chiedo io, cosa se ne facevano degli errori? E Alessio dice, gli errori conservano il male del mondo, ci sono storie che sono vergognose e meschine e orribili, dice, e che è tanto facile aggiornarle e revisionarle, e non è bene dimenticare i libri sbagliati, dice Alessio, e dice che anche Vicky conserva lo storico degli errori e delle menzogne e che spesso è lì che si trova la verità, dice. Io dico, oh, sei un po' montato Alessio, e ad Alessio piace questo elemento. Allora torno indietro nel tempo, rivedo il libro, rivedo i Longobardi, scrono le immagini del centro di Vicky, dello strumento principe del sapere, poi vedo Alessio che mi dice, poi ti racconto una storia, e mi fermo, prendo e apro la storia, e c'è il gatto di Alessio che di notte cammina per la casa, e camminando nell'oscurità va in cucina, e vede una lama di luce, e lo spatello del frigorifero che è rimasto aperto, e il gatto si avvicina, mi agola piano e guarda dentro al frigorifero, e vede un foro. Al posto del latte, della carne, delle conserve c'è un foro nel mezzo del frigo, un buco nero da cui arriva un vento odoroso di calore e di pelo, e il gatto fissa quel foro, si avvicina, vede un tunnel che scende verso il basso e una luce lontano. Il gatto non sa cosa fare, se scendere o se correre dal suo padrone che dorme nel letto. Io resto a leggere questa cosa che il gatto non sa cosa fare, se scendere o se correre dal suo padrone, poi tocco scendere e allora il frigo si apre. Vedo Alessio che scrive, che mi racconta che il gatto allora inizia lentamente a scendere nelle viscere del mondo e la luce si avvicina a me, e a me piace questo elemento.